Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere dalle immagini, le condizioni del mare oggi non sono delle migliori, infatti il mare è parecchio agitato e questo causerà un intorbidimento dell'acqua. In parecchi aspetti come questo mi capiterà di trovare a farmi compagnia questi simpatici pesciolini che resteranno fedelmente al mio fianco durante tutta la durata del mio aspetto. Durante vari aspetti mi capiterà di imbattermi in questi numerosi banchi di barracuda, che però sono degli esemplari piccoli e quindi appetibili per predatori di mole. In questo caso però non accadrà, me li lascerò sfilare davanti, sempre speranzoso che qualche bel pescione si palesi, però sembrano parecchio tranquilli. E quindi le mie speranze diventano subito vane. Farò parecchi tuffi sullo stesso punto, visto questo movimento di barracuda, che, come ho detto in precedenza, sono pesci molto appetibili per grosse lecce, spigole e pesci serra. Però, come potete notare anche voi facilmente, sono pesci molto tranquilli. Nuotano senza essere spaventati da nessuno, quindi ad una certa capisco che non tira proprio l'aria del pescione, ne miro uno e lo sparo. Il fucile, come vi ho detto, è preciso perché è settato in maniera da essere molto maneggevole e leggero per il sottocosta. È un Apache 75 con la testata modificata, munito con un doppio elastico da 14 Robballen e un'asta da 6 mm della Devoto a pinnette. Puntate sempre su materiali di qualità che vi daranno sicuramente più soddisfazione dei materiali economici. A questo è stato unito un mulinello con 50 metri di sagola perché nel sottocosta è facile imbatterci inaspettatamente anche in qualche grosso predone e per evitare di avere spiacevoli sorprese è meglio avere molto filo nel mulinello. In questa azione potete notare un cospicuo banco di cefali e qualche mormora che mi sfila davanti. Attenderò qualche istante nella speranza che ci sia qualche spigola dietro, ma poi deciderò di sparare un esemplare che, rivedendo le immagini, non è neanche uno dei più vicini, infatti il tiro non risulterà molto preciso, ma sarà effettuato sulla parte finale della coda. Però questo ha poca importanza, anche perché alla fine riuscirò a recuperare il pesce senza troppe difficoltà e a portarlo a cavetto. Durante lo stesso aspetto riuscirò a recuperare anche un cucchiaino martellato che vedete tra le mie mani. Azione simile alla precedente, vengo avvicinato da un bel banco di mormore e da qualche barracuda, anzi parecchi barracuda, che mi sfileranno davanti, ma ho ancora parecchio fiato, quindi decido di attendere anche perché su questi spot mi è capitato l'incontro con bei pesci. Quindi una volta arrivato a fine aspetto, e non avendo intravisto neanche la coda di un pesce di mole, decido di ripiegare su uno dei barracuda presenti. Prendo bene la mira e ne tiro uno. Il tiro risulterà molto preciso, infatti il pesce cadrà subito e riuscirò a recuperarlo e ad arricchire il mio carniere, anche perché, detto molto schiettamente, oltre alla gioia nel catturare gli esemplari, questa raddoppia nel momento in cui li portiamo a tavola per la cena. In questo aspetto non avrò neanche il tempo di poggiarmi sul fondo ed accendere la mia GoPro, che vedrò arrivarmi un cefalo dalla destra con il percorso che li caratterizza, ovvero arrivano molto spesso dall'altro. Allineo in pochi secondi, sparo. E il tiro, essendo effettuato molto di fretta,
risulterà non preciso, infatti il cefalo sarà colpito sulla parte superiore del dorso. Quindi allenterò il mulinello e lascerò che si sfoghi, che consumi le sue energie, visto che è un cefalo che comunque risulterà superiore al chilo. Quindi lo lascerò sfogare e a tempo debito lo agguanterò. In questa sequenza e soprattutto in queste immagini finali potrete vedere ciò che caratterizza i cefali nella parte invernale, ovvero il ventre rigonfio in cui trasportano le uova, da cui poi scaturisce un elemento ottimo per la cucina che è la bottarga, e in questo caso la famosa bottarga di Muggine. Una volta iniziata la battuta di pesca, una delle cose principali da capire è da quale lato arriveranno i pesci in base a varie condizioni di corrente, mangianza ed altri elementi. In questo caso, come vedete dal video, quasi tutti i pesci arriveranno dalla mia destra, come il caso di questo sarago che, sollevato dalle rocce, proseguirà verso la mia direzione. Non mi lascerò sfuggire l'occasione, infatti una volta inquadrato lo mirerò e riuscirò a insagolarlo. Molto spesso questi pesci ci costringono a tiri veloci, istintivi, e quindi non sempre risulteranno molto precisi. L'importante è, una volta verificato il punto di impatto dell'asta e dove è arrivato sul pesce, essere pazienti nel recupero, non strattonare in modo che non si lacerino i lembi che tengono agganciata la nostra preda alla nostra sagola e che garantiscano la buona riuscita dell'azione di caccia. Nell'azione successiva non avrò veramente neanche il tempo di riflettere, infatti questo cefalo arriverà come un treno sempre dalla direzione destra e mi costringerà ad un tiro a volo. Il tiro risulterà veramente effettuato in maniera impeccabile, infatti il cefalo sarà colpito perfettamente al centro, quindi non avrà possibilità di strapparsi. Comunque evito sempre di strattonare gli esemplari e di recuperarli in maniera repentina. Una volta agguantato lo porterò a cavetto e questo sarà l'ultimo pesce che andrà ad arricchire il mio carniere. Sulla via del rientro deciderò di controllare qualche tana nella speranza di rinvenire qualche polipo. Riuscirò e proverò a bloccare questo esemplare prima che entri in tana, anche perché queste rocce sono molto scavate verso l'alto e mi è già capitato che questi esemplari si attacchino alla parete sommitale e non riesca più a tirarli fuori, quindi decido di sparare per scongiurare ogni eventuale dubbio, anche se non è mia consuetudine effettuare dei tiri sui polipi perché preferisco catturarli direttamente con le mani. Grazie per la visione del video e se vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale e interagire con esso in modo da aiutarmi a crescere, rilasciando qualche like o qualche commento. Un saluto da Salerno e a presto, buon mare a tutti!